per capire di che velocità si tratta. Stacco. Questo video qui non c'entra niente con le mie ricette, però l'ho voluto fare, è un video praticamente sul cambio centralina della bicicletta che io sto usando, l'ho voluto fare perché è un po' come i salumi, non trovavo nessuna spiegazione utile, importante, chiara, sul come, diciamo così, sostituire la centralina della mia bici elettrica che avevo preso. Sono dovuto, diciamo così, impazzire, tutto a tratti a bocconi. Va bene, comunque sia, è il video su come fare una trasformazione sul cambio centralina della Hornus E3000. Vi spiegherò tutti i dettagli, vi metterò il link su dove ho preso, diciamo così, il kit per il cambio e tutte le operazioni che ho dovuto fare, operazioni molto semplici, non è niente, secondo me chiunque di voi le può fare, ok? Sono veramente cose molto semplici. Ora, chi ha un minimo di manualità, ha già fatto un po' di bricolage, mi sta cascando il telefono, le può fare. Comunque sia, sono a disposizione per domande e via discorrendo. Godetevi il video, se c'è qualche cosa domandate, chiedete. Comunque cercherò di essere più dettagliato possibile sotto nel menu, mettere dove è stata presa, che cos'è, come, quando e perché. Iniziamo. Vorrei, da tutte le persone che, diciamo, gli è stato utile questo video, un bel like e un bel mi piace e via discorrendo, ok? Si è chiaro? Okay, questo che vedete mi è arrivato, diciamo, l'unboxing, mi è arrivato il kit. Questo qui è il kit principale, i cavi, il display, il sensore di pedalata. Voilà, faccio vedere come sostituire la centralina della Hornus E3000. Praticamente ho preso la centralina nuova, ho dovuto mettere il cavo in dotazione con la centralina, ho levato il suo cavo e ho fatto entrare il suo. Poi io l'ho appoggiata qua perché, vi faccio vedere, lo spazio, la lunghezza del cavo del motore è limitato, allora mi è toccato metterla lì, avrei preferito metterla davanti, ma dovevo prendere una prolunga e non l'ho presa. Ora ho sostituito questi, che ci sarà un suo blocchetto, vi farò vedere, e ora dopo si innesterà il cavo principale, che questi qui vanno ai freni, quell'altro, il verde, va al contachilometri, poi il giallo, questo qui sarebbe per l'acceleratore, ma me l'hanno sconsigliato perché brucia la centralina, con una centralina piccina così 250 watt la brucia. Questo qui va al sensore di pedalata, ok, che è qui dentro, è compreso nel kit, ma prima proverò a vedere se il suo, quello che c'è dentro, che sarebbe questo, vedete, se funziona, ok. Ora sto bypassato, ho staccato i suoi negativo e positivo e ci ho messo, vedete, luce ancora, li ho saldati e l'ho messi sopra. Ora farò un test, se tutto va bene poi leverò anche questa parte di fili che non servono più, la bonifico. Ora prima proverò a fare, ho anche tagliato un filo che, se dovesse essere, lo rimetto a posto. Comunque ora facciamo, lo infilo dentro e facciamo un tentativo, facciamo funzionare tutto, se tutto quanto funziona bonifico ogni cosa. Questa centralina mi tocca lasciarla dentro perché è l'innesto per la batteria a baionetta. Ho collegato tutto provvisoriamente e il test va bene, perché guardate, funziona. Ora ovviamente bonifico tutto, sistemo tutto,
funziona. Anche il sensore di pedalata non lo dovete cambiare, funziona. Ok, ora sistemiamo tutto. Ho bonificato tutto, ho tolto tutto quanto e ho lasciato le due connessioni attive. E ora continuiamo. Questo qui non è più utilizzabile, ho levato i suoi cavi di connessione, altrimenti non c'era maniera. Anche perché questo è obbligato, è a baionetta qui sotto. Sì, ne vendono altri completi, ma insomma, una spesa in più. Voglio far vedere. Ok. L'ho chiuso così, è un po' rozzo. Sicuramente ci rimetterò le mani, perché mi mancava un jack, diciamo, adeguato. Ho adattato questo qui, ci rimetterò le mani per un discorso estetico. Per capire di che velocità si tratta, stacco perché ho paura di cascare. Ok, vi faccio vedere, ho messo un sacchettino per la centralina in maniera che non si bagni, sacchettino diciamo ermetico. Vedete, ho chiuso tutto, l'ho sigillato, ci ho messo qualche fascetta, l'ho lasciato un po' largo il sacchetto, così la centralina potrà prendere diciamo aria. Se invece lo scocciavo tutto non andava bene, l'hanno consigliato chi mi ha venduto tutto il kit, mi ha consigliato di fare questo. Eccoci qua, al lavoro terminato. Sì, potrei fare di meglio, sicuramente farò qualche cosa di meglio più avanti, per ora va bene così. Faccio vedere anche dall'altra parte, non si vede niente, tutto nascosto là. Se il sacchettino è nero magari si confonde un pochino meglio con tutto il telaio. Lo cercherò nero, non l'ho trovato. È una bicicletta questa che costa sotto i 1.000 euro, io ce l'ho perché ci lavoro, mi serve sempre per lavorarci, non ci faccio fuori strada, e con questo diciamo kit di trasformazione per me è perfetta, la uso come fosse una city bike che mi aiuta un po' negli spostamenti.